Ciao a tutti e benvenuti a questa nostra nuova pratica insieme. Io sono Roberta Burico, insegnante di yoga e meditazione, e nella pratica di oggi andremo a fare una pratica specifica per il mal di schiena per gli over 50. Cosa significa? Significa che andremo a fare delle asana apposite per il mal di schiena, dove però andremo a lavorare in maniera un pochino più lentamente, un po' più delicata e soprattutto presteremo molta attenzione al nostro respiro. Allora, iniziamo. Allora, iniziamo in piedi, andiamo a divaricare i nostri piedi oltre la larghezza delle nostre anche, quindi belli ampi. Poggiamo le mani dietro la zona lombare in questa maniera, con le dita rivolte verso l'esterno ed andiamo a poggiare i pollici verso l'alto sulle ossicine. Da qui iniziamo a ruotare il nostro bacino con dei grandi cerchi. Immaginiamoci veramente di disegnare dei cerchi, cercando di rimanere il più possibile immobili con le nostre gambe, di muovere soltanto il nostro bacino. Dobbiamo sentire bene il movimento all'altezza delle nostre anche. Mi raccomando, lo faccio anche lateralmente, manteniamo i glutei stretti ogni volta che spingiamo il bacino in avanti e quindi andiamo a ricercare una leggera estensione e poi veniamo in flessione, mantenendo sempre la colonna distesa. Da qui cambiamo il senso della rotazione, andiamo dall'altro lato. Spingiamo bene il bacino in avanti, ricerchiamo una leggera estensione. Qui i gomiti sono stretti, le scapole bene strette, il petto rimane sempre aperto. Ancora uno. E poi ci fermiamo. Chiudiamo ora i piedi all'altezza delle anche. Da qui, ispirando, portiamo le braccia verso l'alto, chiudiamo le mani incrociando e portiamo i palmi rivolti verso l'alto, avviciniamo le spalle alle orecchie, tiriamo bene verso l'alto, mi raccomando, evitiamo di portare il coccige verso l'alto, ma manteniamo una retroversione del bacino. Spingiamo bene verso l'alto, espiro, andiamo verso destra, tirando bene con la mano destra il nostro braccio sinistro. Lo sguardo sale a sinistra, verso l'alto. Cerchiamo anche qui di non venire né in avanti né indietro, ma rimaniamo sulla linea del nostro corpo. Inspiro su, rilasso le spalle. E nuovamente riporto le spalle verso l'alto, stringo forte i glutei, alzo lo sguardo verso il cielo e allungo. Tiro bene il braccio destro. Torno nuovamente su e rilasso le braccia verso il basso. Ora facciamo lo stesso movimento, destra-sinistra, ma mantenendo le braccia lungo il corpo. Quindi da qui scende il braccio destro naturalmente, sale lo sguardo verso il cielo e torno su in. Espiro, nuovamente scendo verso sinistra, mi abbandono. Cerchiamo, mi raccomando, di non chiuderci con il petto verso il basso, ma di mantenere la spalla destra in questo caso sempre aperta. Inspiro al centro, espiro verso destra. Ancora inspiro al centro, espiro sinistra. Ancora uno, destra, sinistra, inspiro. Al centro, espiro destra, glutei sempre ben stretti. Inspiro al centro, espiro sinistra. Da qui mi riporto al centro, chiudo. Piedi alla larghezza delle anche. Inspiro, porto le mie braccia verso l'alto. Allungo, da qui espirando, porto le mani dietro la zona lombare, proprio come abbiamo fatto all'inizio, e vengo giù con la colonna distesa. Mi fermo dove arrivo. Mi raccomando, ruotiamo bene il coccige verso l'alto, sentiamo bene la colonna distesa. Da qui lascio andare le mie braccia verso il basso e vengo giù, si creerà una gobbita naturale, è normale, ci rilassiamo verso il basso. Abbandoniamo le braccia dove arriviamo, se riusciamo a toccare a terra meglio, altrimenti pieghiamo leggermente le ginocchia e restiamo qui totalmente abbandonati verso il basso.
dalla forza di gravità. Magari disegno un no con la mia nuca proprio per andare ad alleggerire anche le tensioni a livello cervicale, tutta la mia colonna verso il basso. Da qui ora ripiego le ginocchia, se ancora non le ho piegate, e vado a portare le mie braccia dietro le cosce. Afferro con le mani i gomiti opposti. Sono con le ginocchia piegate, petto a contatto con le gambe. Espiro, provo a distendere le mie gambe. Distendo fin quando il petto rimane a contatto con le cosce. Ancora. Piego. Inspiro qui ed espiro distendo, rilasso sempre, mi raccomando, la cervicale, evitiamo ogni tensione. Ancora piego, un'ultima volta. Inspiro qui, espiro, rilasso, allontano bene le spalle dal volto e lascio andare le mie braccia verso il basso. Da qui due grandi passi dietro. Cane testa in giù a lungo, schiaccio bene il petto verso le mie gambe, lo sguardo all'omericolmente allo sterno. Se ho difficoltà a portare i talloni a terra, salgo sulle punte, piego leggermente le ginocchia e vado a ricercare bene il contatto del mio addome con le mie cosce. Respiro. Da qui salgo sulle punte, srotolo la colonna e mi porto in posizione quadrupedica. Poggio il dorso dei piedi a terra e porto i glutei dietro verso i miei talloni. Mi rilasso portando la fronte verso il tappetino, allungo bene. Rilasso, fronte al tappetino. Ancora un respiro qui, profondo. E poi lentamente vengo su, apro i piedi, staccando anche i piedi alla larghezza delle anche, così come le mie ginocchia, e da qui vado ad allungare le mani davanti a me. Allunghiamo le mani, le gambe restano a 90 gradi, mi raccomando, le ginocchia devono creare un angolo di 90 gradi. E espirando scendo giù, cerco di portare il petto verso il tappetino, il mento è appoggiato sul tappetino, lo sguardo alle mie mani. Spingo bene il petto verso terra, apro lo sguardo. Le gambe restano a 90 gradi, non scivolo, mi raccomando, così in avanti. Ma devo restare con le gambe a 90 gradi. Da qui lentamente solleviamo, rimaniamo appoggiati sui gomiti e poggiamo il bacino a terra. Mi ritrovo nella quadra della Sfinge, apro bene il petto, mi immagino di voler tirare il tappetino verso di me, le scapole sono strette, il petto è aperto. Espiro da qui, lascio tutto, vengo giù e porto le mani laterali al petto. Ora stringiamo le scapole, spingiamo bene i gomiti verso il basso, glutei stretti e vengo su nel cobra. Qui non voglio fare questo distendendo le braccia, ma resto qui, braccia piegate, il pube resta a terra, lo sguardo si apre, i glutei sono stretti, le scapole strette. Devo sentire lavorare la zona dorsale, la zona lombare è leggera. Espiro, scendo giù. Da qui mi rispingo indietro e mi riporto. In Malasana, fronte al tappetino, rilasso, allungo bene le braccia. Espiro. Lentamente ora solleviamo lo sguardo, veniamo su e ci portiamo in posizione quadrupedica. Mani sotto alle spalle, ginocchia alla larghezza delle anche. Da qui un semplice gatto mukha ma profondo, seguendo bene il nostro respiro. Mi raccomando, i gomiti non sono così verso l'esterno, ma forti, sono rivolti verso di noi, le spalle spingono distanti dalle mani. Inspiro, entro nella posa,
della nuca. Espiro, svuoto l'addome, mento lombrico, sguardo allo sterno gatto. Qui immaginiamoci di creare una bella gobbetta, spingiamo bene. E poi inspiro ancora, nuca, il coccige sale verso l'alto, le scapole si stringono, il petto si apre. Espiro, mento allo sterno, sguardo lombrico gatto. Lo facciamo per altre tre volte. Inspiro mucca. Espiro gatto. Ancora due. Inspiro mucca. Espiro gatto. Seguiamo bene il flusso del nostro respiro. Ancora uno. Inspiro mucca. Espiro gatto. Da qui ora lentamente riportiamo la colonna in posizione neutra. Inspirando portiamo il braccio destro verso l'alto e espirando lo andiamo a portare sotto il braccio sinistro. Appoggio la spalla destra a terra, appoggio il volto. Mi raccomando, oltre la mano sinistra devo sentire bene l'allungamento a livello cervicale. Da qui con la mano sinistra spingo in una leggera torsione, lo sguardo sale al cielo. Entrambi i fianchi restano rivolti verso terra. Torno, richiamo il braccio destro, poggio la mano destra a terra e vado dall'altro lato. Stessa cosa. Inspiro, braccio sinistro in alto. Espiro, braccio sinistro sotto al destro. Poggio la spalla sinistra, appoggio la nuca oltre la mia mano destra. Da qui con la mano destra spingo in torsione. Lo sguardo sale al cielo. Resto qui ancora un respiro. E poi lentamente spingo facendo forza sulla mia mano destra e torno su. Poggio entrambe le mie mani sotto le spalle, punto i piedi a terra, cane a testa in giù. Simuliamo ora una camminata del nostro cane a testa in giù, muovendoci tra un lato e l'altro, sollevando prima un tallone e poi l'altro. Sentiamo bene, mi raccomando, il movimento all'altezza delle nostre anche. E poi da qui ci fermiamo, sguardo alle mani e ci veniamo a portare seduti a terra. Distendiamo entrambe le gambe davanti a noi, apriamo bene i glutei, dobbiamo sentire poggiare bene sulle ossa schiatiche. Dita dei piedi rivolte verso di noi. Inspiro, mi allungo verso l'alto. Da qui, rimanendo con la spinta verso l'alto, vengo in avanti ricercando i miei piedi. Mi fermo dove arrivo. Se nella mia spinta maggiore, venendo verso il basso, arrivo all'altezza dei polpacci, mi fermo qui, va benissimo, ma cerchiamo, mi raccomando, prima l'allungamento e mantenendo questo allungamento scendiamo verso il basso e restiamo qui. La nuca si abbandona, ad ogni respiro l'addome va in contatto con le nostre cosce. Ora lentamente solleviamo lo sguardo, srotoliamo la colonna, veniamo su, pieghiamo la gamba sinistra portando il piede all'interno della coscia destra. Da qui inspiro, braccio sinistro in alto, espiro, vado con la mia mano sinistra all'esterno del piede destro e vado ad aprire verso l'esterno il braccio destro, tiro. Qui bene, allungando il lato sinistro della mia colonna e rilasso nuovamente la fronte verso il ginocchio. Lentamente torno su. Vado a portare ora il piede sinistro oltre il ginocchio destro, afferro con il braccio destro il ginocchio sinistro, il piede destro, mi raccomando, resta bene attivo sempre, e vado in una torsione, la spalla sinistra
Spinge verso il basso lo sguardo e oltre la mia spalla sinistra. Ancora un respiro. E lentamente torno con lo sguardo prima in avanti e poi ruotando il busto. Vado ora a distendere la gamba sinistra, piego la gamba destra. Porto bene il piede a contatto con l'interno della mia coscia sinistra. Da qui mi allungo prima verso l'alto con il braccio destro e poi vado con la mano destra all'esterno del piede sinistro e scendo giù, tiro. Cerco una leggera torsione, quello che devo fare è cercare di portare l'addome verso la mia coscia sinistra, fronte e ginocchio. Mi raccomando, se non arriviamo al piede, afferriamo il polpaccio o dove arriviamo. L'importante qui è cercare questa leggera torsione. Lentamente salgo su, porto il piede destro oltre il ginocchio sinistro, afferro con il braccio sinistro il mio ginocchio destro e vado in torsione. Bene attivo il piede sinistro, le dita sono rivolte verso di noi. Ancora un respiro. E poi lentamente ruoto con lo sguardo in avanti e poi con il busto distendo entrambe le mie gambe, avvicino i glutei e i talloni e da qui afferro con le mani le mie ginocchia, srotolo la colonna, vengo giù, mi sdraio, porto le mie gambe verso il petto, dondolo destra a sinistra. Andiamo a massaggiare la nostra colonna con un leggero dondolio. Da qui mi fermo, poggio il piede destro a terra, a cavallo, il piede sinistro sopra il ginocchio destro. Ora da qui stacco il piede destro, avvicino il ginocchio destro a me e porto la mano sinistra all'interno del triangolo che ho creato con la mia gamba sinistra. E tiro il ginocchio destro verso di me. Cerchiamo qui due cose importanti, di mantenere le scapole bene poggiate a terra e di non andare a chiudere il ginocchio sinistro, quindi manteniamo sempre una spinta attiva del ginocchio sinistro verso il basso. Chiudo gli occhi, rilasso. Se riesco, mantengo il piede sinistro attivo. Ancora un respiro e poi rilasso verso il basso e cambio, poggio il piede sinistro a cavallo, il piede destro sopra al ginocchio sinistro, stacco la gamba sinistra e tiro verso di me. Tiro bene, respiro, rilasso. Ancora un respiro e poi lentamente lascio andare verso il basso. Da qui ora sollevo entrambe le mie gambe, afferro con pollice, indice e medio la luce dei miei piedi e cerco di portare le ginocchia verso terra. Anche qui stessa cosa, importanti sono le scapole che spingono bene verso il basso. E cerchiamo di non fare questo, quindi non sollevare la zona lombare, ma di sentirla bene a contatto con la terra. Per fare questo, immaginiamoci di spingere il petto verso l'alto, di aprire il petto verso il cielo e rilassiamo ad ogni respiro le nostre anche. Se voglio, posso dondolare destra e sinistra, oppure posso rimanere al centro e sfruttare il mio allungamento. Ancora un respiro e poi da qui lascio la presa dei miei piedi
Riporto le ginocchia verso il petto, tiro. Ora apro il braccio sinistro verso l'esterno, porto la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e vado a portare entrambe le mie gambe a destra. Spingo bene la spalla sinistra a terra, lo sguardo e alla mia mano sinistra. Mi raccomando, qui è importante la scapola sinistra che preme a terra. Se le gambe non toccano terra non è un problema, ma rimaniamo bene con la spalla sinistra a terra. Respiro, sento il respiro all'altezza del mio addome. Torno al centro e lentamente riporto entrambe le mie ginocchia a sinistra. Apro il braccio destro verso l'esterno, lo sguardo e la mia mano destra. Spingo bene la spalla destra a terra, il petto in apertura. Vado bene in torsione. Ancora respiro e poi lentamente ritorno al centro. Ora da qui andiamo verso una parete, cerchiamo di poggiarci in maniera comoda ad una parete e andiamo a distendere le gambe verso l'alto. Questo è un esercizio che potete fare anche a letto la sera prima di coricarvi ed è utilissimo per il mal di schiena. Quindi portiamo le gambe a 90 gradi ed andiamo a creare una L con il nostro corpo. Attiviamo bene le dita dei piedi verso di noi e rilassiamo le braccia come se ci trovassimo nella posizione di Shavasana. Cosa molto importante, risucchiamo l'ombelico all'interno e dobbiamo sentire bene tutta la nostra colonna a contatto con la terra. Da qui posso restare quanti respiri desidero. Il tempo di rilassarmi e di lasciare allungare delicatamente la mia colonna. Io vi ringrazio per questa pratica insieme. Namaste.